Allora, siamo all'ultimo giorno del congresso col presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo che ha organizzato questo bellissimo congresso che si tiene al Teatro Massimo. Presidente, un giudizio dopo i primi due giorni che sono stati la parte seminariale del congresso? Il giudizio è assolutamente positivo, a prescindere da qualche incidente di percorso meteorologico, diciamo, col quale abbiamo dovuto fare i conti. L'organizzazione congressuale funziona egregiamente, la nuova formula congressuale sta dando risultati eccezionali, la sala è sempre piena, c'è una grande partecipazione, la web application ha dato sicuramente una spinta perché consente una vera partecipazione degli iscritti della base, è un'apertura democratica alla base e questa è una grande innovazione che il Consiglio nazionale e io abbiamo voluto fortemente. Quanto è stato utile poter precedere i lavori congressuali con queste riunioni in cui gli iscritti potevano dibattere sui temi che poi sarebbero stati trattati qui al congresso? Certamente è stata anche questa un'innovazione fondamentale. Le attività pre-congressuali hanno consentito di individuare i temi che gli iscritti avrebbero voluto si trattassero e questo è anche altro senso di democrazia, nessuno impone nulla dall'alto ma tutto viene dalla base. Il Presidente nel suo discorso d'apertura ha voluto sottolineare l'importanza delle federazioni e che queste assumano un ruolo più forte all'interno del sistema ordinistico, cosa ne pensa? Non v'è dubbio, il sistema ordinistico è nato quando esistevano le province e non esistevano le regioni, quindi i riferimenti politici erano lo Stato e per esso il CNI, gli ordini professionali con le province e con le prefetture. Con l'avvento delle regioni non ha seguito la riforma del sistema ordinistico e quindi c'è una scollatura fra ordini e politica. La scollatura per la verità è anche dovuta al sistema elettorale. I nostri politici non cercano più consenso, quindi qui da noi non ci vengono perché li nominano altri, la loro designazione non viene dalla base. Nel pomeriggio di oggi il congresso si concluderà con la parte della mozione. Può dirci qualche cosa su questo? Sì, la mozione è in costruzione. I lavori congressuali porteranno alla definizione della mozione e questo è anche altro senso di democrazia interna. Bene, grazie Presidente. Grazie a voi.